Continuiamo il nostro giro a Orticola e a incontrare i nostri vivaisti che stanno esponendo e siamo qui con Erika di Maioli Piante. Allora, innanzitutto vogliamo sentire da te qualcosa riguardo al vostro vivaio e che cosa fate di particolare, perché il vostro vivaio è molto particolare. Sì, allora noi innanzitutto siamo di Reggio Emilia e abbiamo una collezione di 900 varietà di frutti antichi. La collezione l'ha iniziata nonno nel 1929, proprio come una passione che aveva lui. Poi da lì il papà la sta portando avanti ed è appunto arrivato ad avere 900 varietà. Adesso... Quindi una grande esperienza in questo campo. E... Sì, diciamo che ogni varietà viene proprio conosciuta, cioè ogni singola varietà, come è fatta, che sapore ha, tutte quelle conoscenze ci sono. Le assaggiate ognuna personalmente? Sì, perché abbiamo le piante madre in vivaio, dalle quali tagliamo poi le marze per innestare sul selvatico, sui vari porti innesti, per fare appunto quelle piante che vedete qua. Guardo, volevo farti anche qualche domanda riguardo a questa manifestazione che è Orticola e voi siete qui per il primo anno, mi dicevate? Sì, noi siamo qui per il primo anno e diciamo che è una manifestazione per noi molto carina. Certo che essendo in centro a Milano magari questo è un prodotto che non è molto conosciuto, infatti il nostro obiettivo è portarlo anche appunto nelle città, farlo conoscere anche appunto ai vari cittadini, che non ci sono solo le 5 mele del supermercato, ma che ci sono appunto solo di mele, ce ne saranno più di 300 varietà, che sono quelle che siamo riusciti a conservare fino a maggio. Poi si parla di albicocche, di pesche, di prugne, di ciliegie, di tutte le varietà. Questo di... diciamo della biodiversità, che stiamo parlando di questo alla fine, è un tema molto importante anche per, come dici te, per i cittadini, tra virgolette, che non sono magari a contatto con tutte le varietà possibili. Sì, è proprio questo, infatti l'obiettivo è quello di fare vedere la diversità, proprio quindi portare avanti e far conoscere la biodiversità che c'è, che alla fine che si sta estinguendo, perché ad esempio quella mela qui è una mela limoncella e diventa anche grande quasi 20 cm e questa mela non c'è più perché la pianta si è rotta con un fulmine. Papà è riuscito a prendere le ultime marce di quella mela qua e l'ha portata avanti. Senza l'intervento di papà questa mela insomma si sarebbe estinta. Sarebbe, ho capito. Sì. E noi abbiamo un sito dove è spiegato un po' tutto il garden, tutto il vivaio, e in più c'è anche una parte proprio sui frutti antichi con tutto il catalogo e ci sono anche alcune immagini di alcune varietà. Adesso sta uscendo un libro con tutte le schede di tutte le 900 varietà e pian pianino miriamo appunto a far uscire questo libro. E qualche consiglio che poi ti senti di dare a chi si vuole intraprendere la coltivazione di un frutto antico? Allora, i frutti antichi sono piante innestate su un porti innesti che si adattano a quasi tutti i terreni. Sono varietà antiche, quindi sono molto più resistenti alle malattie e poi non è la classica mela bella, rossa e lucida. Magari ha qualche problema, qualche ammaccatura, non è perfetta, però il sapore non è neanche paragonabile con le varietà normali, insomma. E poi per soprattutto i cittadini ci sono delle piante nane che si possono mettere in balcone e possono avere così anche loro le varietà un po' più particolari. Bene, ti ringrazio.